Benvenuti alla nuova alimentazione dalla vostra nutrizionista. Siamo oggi in compagnia della signora Anna e faremo la spesa per imparare ad acquistare frutta e verdura. Anna, sei pronta? Andiamo. Allora Anna, scegli la frutta come se dovessi portarla a casa. Cos'è la prima cosa che guardi? Guardo l'aspetto perché i miei figli si soffermano sull'aspetto. Però... però sai che la frutta, insomma, troppo lucida e finta, con un aspetto quasi di plastica, non è la frutta ottimale che dovremmo portare a casa, mentre invece dovremmo scegliere una frutta che semmai è meno appariscente, sembra provenire dalla campagna del nonno, come ad esempio queste mele che hai appena preso, che in realtà sono anche leggermente toccate dal verme, indice del fatto che sicuramente questa frutta è poco trattata. Consideriamo che lì dove troviamo una buccia lucida sicuramente c'è un trattamento fatto con le cere che hanno proprio la funzione di lucidare e rendere la frutta più accattivante. In realtà quelle cere ovviamente non dovremmo assumerle, quindi soprattutto se dobbiamo utilizzare la buccia per fare dei dolci è bene guardare l'etichetta della frutta e cercare della frutta che non sia trattata con queste cere. Soprattutto, insomma, è vero che potremmo scartarla, però dobbiamo considerare che per esempio nella mela la metà della vitamina C è contenuta proprio nella frutta, quindi sarebbe bene mangiarla, perciò partire da una buona scelta, scegliere la frutta appunto non lucidata. Anna, tu guardi la provenienza del prodotto che stai per acquistare? Sì, cerco di guardarla perché so se viene o meno trasportato. Perché sai che sicuramente durante il trasporto è necessario trattare la frutta, certo. Quindi la frutta subisce dei trattamenti se deve fare un viaggio più lungo, come ad esempio succede per le banane, che vengono trattate con una sostanza che è il tiobendazolo, che è molto tossica ad alte dosi, però è utile per preservare le banane durante appunto il lungo viaggio che devono subire. E la stessa cosa può accadere per prodotti che arrivano da parti che possono sembrarci leggermente più vicine, come ad esempio queste melanzane che provengono dalla Sicilia. Sappiamo che è un frutto che noi possiamo trovare anche dalle nostre parti, allora perché non sceglierlo locale? Poi anche un discorso di ricchezza di nutrienti, perché in realtà se i prodotti passa troppo tempo dalla raccolta a quando il prodotto arriva sulla nostra tavola si impoverisce notevolmente di nutrienti, quindi bene scegliere locale. Anna, stai attenta anche alla stagionalità, quindi a scegliere i prodotti secondo natura? Sì, sto abbastanza attenta. Beh, sicuramente se scegliamo dei prodotti che sono cresciuti nella giusta stagione, hanno ricevuto le giuste condizioni atmosferiche che li hanno arricchiti di tutti i nutrienti. Differente sarebbe se scegliamo dei prodotti di serra che crescono in condizioni standard e per cui vengono utilizzate anche delle sostanze chimiche per favorirne la crescita. Per chi non conosce la stagionalità? Beh, chi non conosce la stagionalità può reperire facilmente su internet dei calendari che indicano appunto le stagioni in cui trovare determinati tipi di frutta e quindi facilmente è possibile scegliere. Antonella, per quanto riguarda la verdura in busta, come regolarci? Allora, per quanto riguarda la verdura in busta, ovviamente sarebbe sempre meglio scegliere quella fresca e prepararla noi in casa, però visto che è una questione di comodità, addirittura la metà della popolazione italiana predilige l'utilizzo di questi prodotti già pronti, allora insegniamo ad utilizzarli. Cerchiamo di scegliere delle buste innanzitutto che non siano rigonfie, perché già questo indicherebbe la presenza di batteri, però dobbiamo essere coscienti sempre del fatto che non stiamo portando sulla nostra tavola un prodotto proprio ricchissimo di nutrienti, perché anche quando a casa iniziamo a tagliare la frutta e la verdura, da quel momento in poi si avvia un processo di deterioramento e di perdita di sali minerali e vitamine. Quindi che cosa succede a questi prodotti? Arrivano sulla nostra tavola non proprio ricchissimi, perché ovviamente vengono preparati molto prima. Quindi stiamo attenti a leggere le etichette, stiamo attenti che siano imbustati il giorno prima dell'acquisto o che comunque abbiano una scadenza molto lontana. E poi quando li portiamo a casa laviamoli, perché sicuramente il processo industriale, insomma, fa un lavaggio molto blando, quindi noi dobbiamo cercare di incrementare la perdita di batteri che possiamo comunque ritrovare su questa frutta e su questa verdura. E poi in etichetta, cosa importantissima, cerchiamo di leggere l'etichetta e cerchiamo la presenza di antiossidanti e conservanti che dovrebbero essere assenti per avere una frutta e una verdura in busta un po' più sane. Antonella, poi a casa come lavare la verdura col bicarbonato? Il bicarbonato va benissimo, però ci permette di eliminare soltanto i batteri dalla frutta e dalla verdura, quindi se poi vogliamo essere certi di eliminare la maggior parte dei residui chimici che possono essere presenti sulla buccia della nostra frutta e della verdura, dobbiamo strofinarli con un canovaccio. E se proprio poi non siamo sicuri di aver eliminato tutto e vogliamo essere più tranquilli, eliminiamo a quel punto anche la buccia. Anna, hai riempito il carrello con i 5 colori della salute: giallo, rosso, blu, verde e bianco. Dovremmo riempire tutti i giorni il nostro carrello con i 5 colori della salute per assicurarci il fabbisogno di vitamine e minerali di cui questi frutti nei 5 colori sono ricchissimi.
Anna, grazie per averci accompagnato. Grazie a te per i tuoi consigli. Grazie a voi tutti per averci seguiti e alla prossima puntata della Nuova Alimentazione.